delle cose che non sono favole, che non sono solo favole, che non sono solo miti, che non sono solo epica, che non sono solo poesia, ma che sono ricordi di un qualcosa che degli uomini hanno visto, e le mettiamo assieme alla Bibbia, le mettiamo assieme ai racconti sumero-accadici, le mettiamo assieme al Popol Vuh dei Maya, ai racconti dei Tuatha De Danann dei Celti, ai racconti degli Zulu, alle raffigurazioni delle civiltà del Sahel, insomma quelle pre-sahariane, ai racconti dei cinesi, dei giapponesi, ai racconti strapieni dei Vimana, cioè nel Mahabharata, quindi nella, diciamo, nella colossale epopea indù, ci raccontano tutti la stessa storia, tutti. La storia di individui venuti da, non chiedetemi da dove perché non lo so, so cosa dice Sitchin ovviamente, ma esattamente, però io non lo so, quindi non mi pronuncio, io cerco di stare alla Bibbia, ne ho già a sufficienza. E allora dico, ci raccontano tutti la stessa storia. La storia di questi qui, venuti da un'altra parte, sono venuti qui, hanno fatto l'uomo. Io in un libro, in questo qui, sì, ho pubblicato la tavoletta NBC 11108, che Sitchin non ha mai pubblicato, quindi non so se... No, comunque. Perché? Perché è tradotta da quattro tra i più famosi accademici del mondo, sumerologi, dove si dice che questi qui, ho messo anche la datazione, la provenienza, Nippur, testo, elaborazione, Van Dyck, Reumer, Clifford, in modo che non sia contestabile, si dice che questi avevano una dimora celeste dove abitavano quando ancora gli Anunna non circolavano sulla Terra, quindi questa sarebbe una piena conferma di ciò che dice Sitchin, avevano una dimora celeste che non aveva vegetazione. Quindi questo dice una tavoletta tradotta dai accademici, diciamo così, formalmente non contestabili. Difatti nessuno li contesta. Allora, tutti ci raccontano questa storia, però si dice che queste sono favole, che questi sono miti. Poi ricordatemi del... non so che ore sono, poi ricordatemi della genetica. Ok. Facciamo un piccolissimo salto nel Nuovo Testamento, perché io non voglio parlare per adesso di Nuovo Testamento, ma un piccolissimo salto è d'obbligo, per due motivi, cioè per tre motivi. Uno, tutti i popoli, cioè i popoli di tutti i continenti della Terra ci raccontano quella storia lì, tra l'altro anche gli indiani del Nord America. Tra l'altro, che questa roba qui forse non sia proprio una colossale stupidaggine, potrebbe essere documentato da un fatto, che negli anni 70 del secolo scorso il Vaticano ha investito 30 milioni di dollari in un osservatorio che si trova in Arizona, in piena riserva indiana, affidato ai gesuiti che lo gestiscono da allora, che sapete i gesuiti sono la colonna portante dello studio della Chiesa. Lo trovate nei siti internet vaticanobservatory.org, quindi non è neppure nascosto. 30 milioni di dollari è dedicato esclusivamente allo studio della vita extraterrestre, cioè della esobiologia. E se il Vaticano ha investito 30 milioni di dollari in una riserva indiana, tra l'altro su un monte che, secondo, nonostante ovviamente tutte le proteste degli indiani, ma cioè lì non si possono mettere due mattoni uno sull'altro, in una riserva indiana. Cioè. L'hanno costruito su un monte dove, secondo gli indiani, avviene il contatto tra i terrestri e i figli delle stelle, proprio lì. Poi ne hanno un altro in Alaska che è dedicato allo studio dei corpi celesti non conosciuti. Diciamo che il Vaticano è molto interessato alla esobiologia, ma molto interessato, i gesuiti, molto interessati alla esobiologia. Nel 2009 hanno fatto un convegno, chissà se ce l'ho, hanno fatto un convegno in Vaticano dedicato alla esobiologia. Questo è l'elenco dei docenti universitari delle più importanti università del mondo che hanno chiamato a partecipare
a questo convegno sulla esobiologia, cioè sulla vita fuori dalla Terra. Sono molto interessati alla vita fuori dalla Terra. Anche perché, vabbè, questa storia qui la sanno, no? Porca miseria. Su, non, voglio dire, se la so io che sono l'ultimo degli ultimi, degli ultimi, degli ultimi arrivati, figuriamoci loro che la studiano da sé. Vabbè. Allora, nel 2008 padre Gabriel Jorge Funes, che è il direttore della Specola Vaticana, Specola Vaticana è la parte del Vaticano appunto che si occupa degli studi di, diciamo così, di astronomia, è uno dei gesuiti più potenti del mondo, in un'intervista all'Osservatore Romano, che trovate anche su internet, c'è scritto: l'alieno è mio fratello. L'alieno è mio fratello, eh? Questo vuol dire mettere le mani avanti. Non è un, siccome sono molto intelligenti, cioè io finora, diciamo, di questi libri qui, diciamo, allora, mie conferenze sono state viste da quasi 700.000 persone. Questi libri qui, pur essendo libri di nicchia, cioè non sono dei romanzi, quindi li leggono soltanto persone super interessate, hanno già superato le 35.000 copie vendute. Quindi è tutto conosciuto. Sono talmente intelligenti che non hanno mai detto nulla. Mai. Non a caso, perché sono molto intelligenti. Perché sono 2000 anni che altrimenti non sarebbero al governo, diciamo così, dello Stato forse più potente del mondo da 2000 anni. E quindi non dicono nulla. Perché va bene che... Allora io ho fatto due trasmissioni radio di qui dall'Italia con gli Stati Uniti, delle radio che trasmettono in diretta da New York a Los Angeles, quindi su tutto il territorio degli Stati Uniti. Allora, dirette di 2 ore. Allora, dopo la prima trasmissione mi aveva scritto il conduttore della trasmissione che c'era stato il record di ascolti dell'anno. Due settimane fa, l'ho pubblicato anche su Facebook, mi ha mandato i dati. Mi ha detto: fino ad ora quella trasmissione ha avuto 1.037.000 download, cioè è stata scaricata 1.000.000, una trasmissione radio, non televisiva, 1.037.000 volte. Quindi, voglio dire, queste cose qui ormai circolano con una diffusione. Il comportamento più intelligente è quello tenuto dal Vaticano, il silenzio. Lasciamo che vadano avanti. Se sono stupidaggini scompaiono da sole, se non sono stupidaggini potranno dire: ma di fatti mica mai l'abbiamo contrastata, no? Questa tecnica si chiama la plausible deniability, che è stata elaborata dalla CIA una trentina di anni fa, che è proprio la tecnica del silenzio. Lasciamo che le cose vadano avanti. Se sono stupidaggini diremo: di fatti non ce ne siamo mai occupati, se non sono stupidaggini diremo: di fatti non l'abbiamo mai contrastata. Sono molto intelligenti, non a caso. Allora, dunque, stavo parlando di genetica. Ah, bene, grazie. Ok, allora, mi scrive da tempo un biologo molecolare che è ricercatore associato al King's College London e mi chiede su ciò che i genetisti elaborano soprattutto negli ultimi anni, e mi diceva che se per caso le cose che dico io fossero vere, quindi dell'intervento di questi qui, la genetica spiegherebbe delle cose che al momento non si spiegano, cioè dei salti evolutivi, tipo per esempio il passaggio. Sapete, si dice: noi deriviamo dalle scimmie. C'è un problema, che le scimmie hanno 48 cromosomi, noi 46. In natura un salto del genere non avviene, non può avvenire, cioè scompare la specie nel passaggio. Invece mi dice questo genetista che è benissimo possibile una fusione artificiale del cromosoma 2 e del cromosoma 3 come passaggio intermedio. Nei racconti extrabiblici
c'è una figura che è citata anche nella Bibbia, ma solo marginalmente, la figura di una certa Lilith. E ciò che si può ipotizzare, da quanto viene raccontato, è che questa Lilith potesse essere la cosiddetta femmina ponte, cioè quella che ha fatto da passaggio per arrivare all'Homo sapiens, e che una delle colpe di Adam sia stato quello di essersi accoppiato sessualmente con questa femmina anche quando aveva la femmina geneticamente pura, cioè Eva. E quindi questo accoppiamento non sarebbe dovuto avvenire. C'è chi dice anche che appunto Caino poteva essere forse anche il figlio in realtà di quell'accoppiamento, però qui siamo fuori dalla Bibbia, quindi ve lo dico così come curiosità e finiamo qui. Allora, torniamo alla genetica. Mi dice che dal 2005 in avanti nei cromosomi del Sapiens sono state identificate delle particolari zone che chiamano zone HAR, che vuol dire Human Accelerated Regions, cioè pezzi di cromosoma che hanno un tasso di mutazione elevatissimo e che ha soltanto il Sapiens, cioè i nostri cugini scimmiette non ce l'hanno e quindi non si capisce da dove arriva. Dice per esempio che c'è una zona R che è costituita da 118 coppie di basi nel cromosoma 20 che è predisposta ad un certo fenomeno di migrazione dei neuroni quando si forma il cervello dell'uomo. E questa migrazione, mi dice lui, avviene solo nella formazione del cervello dell'uomo, non di quello delle scimmie. Poi c'è una zona R per l'opponibilità del pollice, una zona R per il linguaggio, una zona R che spiega altri fenomeni che avvengono durante lo sviluppo del feto. E quindi dice, queste zone R, che le nostre cugine scimmiette non hanno, da dove cavolo arrivano? E poi mi ha scritto ultimamente che hanno identificato dei genetisti statunitensi delle mutazioni che sono avvenute tra 5.000 e 3.000 anni fa, delle mutazioni molto rapide, che non sono mai avvenute nei 30.000 anni precedenti. Allora, questa cosa me l'ha scritta perché lui sa che io colloco Adamo ed Eva intorno al 4.500 avanti Cristo. Per una serie di motivi. E lui mi ha scritto dicendo, certo che questa roba qui è curiosa rispetto a quello che dici tu, tra il 5.000 e il 3.000, e poi adesso vi racconto di Noè, tra il 5.000 e il 3.000 la genetica identifica un tasso di mutazione che prima non è avvenuto e tu metti Adamo ed Eva nel 4.000, tra il 4.000, ovviamente 4.500 non è un anno, vuol dire in quel millennio lì, e collochi Noè poco prima del 3000 avanti Cristo. Io continuo a dire stupidaggine, se poi magari quando io sarò morto qualcuno dirà poi se sono vero oppure no. Allora, perché dico di Noè? Quando c'è il discorso del diluvio universale, quando c'è il discorso dell'alluvione biblica, diluvio universale è un'altra cosa, quando c'è il discorso dell'alluvione biblica, ricordatemi sempre i due versetti con le tre Bibbie, eh? Me lo ricordate? Io so già che me lo dimentico. Allora, loro decidono, come sapete, di salvare un gruppo, una famiglia, quella di Noè. E si dice, dice la Bibbia, che Noè si decide di salvare Noè perché era uomo integro. Ora, integro, secondo però la terminologia, meglio, secondo la concretezza tipica della lingua ebraica, non significa integro moralmente, ma significa integro come piaceva loro. E adesso capiamo perché. Nei libri che noi cattolici e anche cristiani riformati non dobbiamo credere veri, che sono il libro di Enoch e il libro dei Giubilei, c'è scritto, che quindi invece sono veri per i cristiani copti, c'è scritto che quando Noè nasce, suo padre Lamech lo vede il colore dei capelli, il colore degli occhi, il colore della pelle e immediatamente